Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La notizia che mi arriva oggi vedrebbe la Juventus interessata, tra l'altro in modo anche piuttosto pesante, anche piuttosto pressante, a niente poco di meno che Isco. Allora, prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, qualora non l'aveste già fatto. Mi raccomando, iscrivetevi perché è molto importante, perché adesso road to 500.000. Sì, molto presto uscirà lo speciale 400.000, quindi tenetevi pronti. Ma non solo, vi invito anche a lasciare tantissimi mi piace qui sotto e a iscrivervi al mio secondo canale, sì, Qualf Calcio 2.0, dove porto ogni giorno due contenuti pari livello del primo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e seguitemi anche là, perché magari ci sta che un giorno un po' spartito lo pubblichi sul secondo invece che sul primo, perché sono canali paralleli, non è uno primo e uno secondo. Detto questo, sostanzialmente da quello che ho capito, quest'anno la Juventus probabilmente, come avevo detto ieri, ancora non è uscita l'ufficialità, Andreazzoli dovrebbe essere il secondo allenatore dietro Andrea Pirlo, non Baronio come si era parlato anche piuttosto ripetutamente, bensì Andreazzoli dovrebbe essere il nuovo allenatore in seconda. Tra l'altro fa sorridere il fatto che in Serie A, così come in Serie B, così come nel calcio in generale, abbia molta più esperienza il secondo, cioè Andreazzoli, rispetto che il primo, cioè Pirlo. E vi dirò, mi aspettavo piuttosto una Juventus che decidesse di affiancarne due, cioè dici affianco Andreazzoli e Pirlo, ma non Pirlo primo e Andreazzoli secondo. Non lo so, è un discorso da vedere, è un discorso da valutare. In questo momento mi risulta abbastanza difficile dare un mio pronostico, visto che la Juventus può fare benissimo con Pirlo, così come può fare malissimo. Detto questo, però, perché faccio questo video? Sostanzialmente perché vi dicevo, la Juventus ha fatto 300 milioni di euro di aumento di capitale. Avendo fatto aumento di capitale post-Covid, la Juventus economicamente non è che stia messa benissimo in questo calciomercato, e proprio per questo non spenderà, da quello che so, cifre astronomiche, a meno che non vada a vendere. Perché se riesce a fare 100 milioni dalle cessioni e decide di spendere 100 milioni tutti per un giocatore, beh, in quel caso 100 milioni potrebbe anche spenderli, però è tutto un acquistare e cedere in modo continuativo. E la notizia che mi arriva oggi è quella che vorrebbe la Juventus pesantemente su Isco. Isco, ragazzi, è un giocatore straordinario. Isco è un giocatore fortissimo, che al Real Madrid molto spesso ha dimostrato il proprio valore. Certo, non devo essere a dirvelo, spesso non ha trovato spazio, vuoi per qualche infortunio di troppo, vuoi magari anche perché al Real Madrid c'è più concorrenza, vuoi perché è sempre quello che gli manca un centesimino per fare un euro, non lo so, questo fate voi, questo giudicatelo voi, però Isco comunque resta un signor giocatore. Per quanto riguarda la Juventus, ovviamente penso che i bianconeri abbiano fatto un ragionamento in tal senso, ma se spostassi uno tra Dybala e Ronaldo punta e prendessi direttamente un ala, quanto risparmierai considerando che i centravanti forti in giro non se ne trovano e te li fanno pagare 200 milioni di euro? E certamente Isco potrebbe essere un calciatore perfetto per il sistema di gioco della Juventus, anche perché da quello che pare si dica sui giornali, Gonzalo Higuaín partirà. Gonzalo Higuaín andrà via, Gonzalo Higuaín ha finito la propria avventura alla Juventus, non so dove andrà in questo momento. Mi risulta anche difficile trovare una collocazione, avendo visto l'ultimo periodo, l'ultimo anno di Gonzalo Higuaín, sempre in ritardo, sempre fuori forma, ha segnato poco, relativamente poco, è stato poco al centro del gioco, forse perché alla Juventus il livello è molto più alto rispetto a quello che è il livello dell'argentino in carriera in questo momento. Fatto sta che la Juventus ha bisogno di una punta. Ora, come fa la Juventus ad arrivare a Isco? Pare che abbia offerto Ramsey, ha offerto Aaron Ramsey al Real Madrid. Il Real sarebbe interessato ad un calciatore di quel livello là, perché è un giocatore perfetto per... Ma chi è? Un calciatore perfetto per lo stile di gioco della Juventus, del Real Madrid, considerando la velocità palla al piede, considerando il modo in cui giocava a Londra, considerando che riesce ad agire dietro le punte. Alla Juventus ha fatto un po' più di fatica. Vuoi forse per il modulo, per il sistema di gioco di Sarri? Magari sì. Vuoi perché non si è adattato bene al calcio italiano? Magari sì. Però qualunque cifra metti a bilancio con Aaron Ramsey ti consente di fare una plusvalenza. Quindi la Juventus ha tutte le ragioni del mondo per dire: guarda, fermate un attimo, facciamo così, ti do Ramsey, me lo valuti 30 milioni, faccio 30 milioni di plusvalenza per metterli a bilancio a fair play finanziario, ti valuto Isco 70 milioni, te ne do altri 40, ti do 40 milioni più Ramsey, mi dai Isco. E il Real Madrid, insomma, credo che possa anche accettare 40-50 milioni, perché
gli entrerebbe cash pulito. Isco lascerebbe il Real per andare in una formazione di pari livello che si gioca comunque alla Champions League, dove però sarebbe super titolarissimo. E secondo me questa potrebbe essere la trattativa dell'estate. Figuratevi voi, comunque Isco, giocatore che può giocare trequartista alla destra, alla sinistra, falso 9 volendo. Ora centravanti non ce lo vedo, almeno che insomma la Juventus di Pirlo non diventi improvvisamente una squadra che gioca alla Liverpool con Bobby Firmino davanti e gli fai fare a Isco il Bobby Firmino. Ecco, questo mi risulta un po' più difficile, però considerando che probabilmente dovrebbe partire Douglas Costa, sulla fascia la Juventus un sostituto dovrà pur prenderlo, e sinceramente faticavo a pensare ad un altro nome rispetto che a Isco. Beh, credo che potrebbe essere un colpaccio, credo che la Juventus possa fare un colpo interessantissimo, anche perché, vi ripeto, difficilmente andrà su un attaccante forte, ma semplicemente a pensarci, chi c'è d'attaccante forte in giro? Non ce ne sono, chi ce l'ha non te lo dà. Alcuni hanno già fatto i movimenti, mi veniva ogni volta che penso all'attaccante per una squadra forte mi viene sempre in mente Timo Werner, che però si è già accaparrato in modo super intelligente il Chelsea. E quindi in questo momento la Juventus fatica enormemente a trovare un calciatore che possa sostituire Gonzalo Higuaín. Ora io non so sinceramente chi prenderà, suppongo che la Juventus vada anche su un giovane, perché probabilmente si muoverà anche sotto quel punto di vista là, deve cercare di riformare e deve fare anche l'altro passo, cioè comprare tipo gente alla De Ligt a 100 milioni, 85, quant'è, va bene, ma bisogna farlo anche dall'altra parte, bisogna farlo anche prendendo giovani attaccanti a 20 milioni, 18, 19 milioni, nella speranza che poi entro un anno, due anni ti valgano 100 milioni, 80 milioni, 70 milioni, perché se tu vai a spendere sempre a botta sicura, sì, da una parte insomma il risultato, il fritto te lo mette in campo, guarda De Ligt, però dall'altra anno dopo anno lo stipendio si fa sentire. Ma Cristiano Ronaldo parte? Boh, non lo so. Certo è che io penso che la Juventus voglia tenerlo, perché si è parlato tanto di Paris Saint-Germain in questi giorni, ne ho parlato anche sul mio secondo canale, seguitemi. Però è vero anche che Ronaldo, uno, dà un importante valore alla Juventus, perché credo che questo sia sotto gli occhi di tutti, il valore che Ronaldo dà alla Juventus, al di là del valore in campo, perché poi glielo dà nell'ultima stagione insieme a Dybala, è stato il migliore. Lo dà soprattutto, volevo dire anche, ma direi soprattutto fuori dal campo, con il merchandising, il merch, con il nome, con lo status di squadra, come è stato quando Ronaldo gioca nella Juventus. Quindi si parla indubbiamente di un calciatore che ti dimostra di valere cifre altissime, proprio gigantesche, ma anche non scendendo in campo. Dall'altra parte però vi dico, se dovessero fargli fare addirittura plusvalenza, beh, la Juventus avrebbe preso Ronaldo, fa plusvalenza perché due anni c'è stato, e quindi insomma i 100 milioni nel contratto quinquennale, adesso basterebbe venderlo a più di 60 per fare plusvalenza. E in due anni Ronaldo ti ha dato tanto, perché tu sei stato la squadra di Ronaldo, sei salito tantissimo di follower su Instagram e su Instagram ci lavori, ma di questo ve ne avevo già parlato nel video dedicato a Cristiano Ronaldo. Quindi suppongo che se la Juventus dovesse ricevere una offerta parecchio grossa, quindi superiore ai 60 milioni, diciamo 75, 80, 85 milioni di euro, potrebbe anche pensare di farlo partire, perché quello che potevo ottenere economicamente parlando l'ha già ottenuto. Andrebbe a fare una plusvalenza, comunque rimarrebbe la squadra di Ronaldo, quindi rimarrebbe nel giro, e poi quei soldi potrebbe reinvestirli in un mercato in cui secondo me difficilmente la Juventus riuscirà a spendere soldi. Fatemi sapere la vostra, ma soprattutto fatemi sapere secondo voi Isco come farebbe, se bene o male, alla Juventus, qualora la Juventus riuscisse a prenderlo, magari mettendo proprio Ramsey come contropartita. Vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi piace qui sotto, grazie, buon shalalala, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.